Abundis, virtus et vita. E questo è il motto che campeggia tra le mura della Canottieri Sebino di Lovere. Un adagio forse mai così attuale, perché dopo una serie di mesi bui dove l'emergenza Covid l'ha fatta da padrone, ora è giunto il momento di tornare in acqua e finalmente, per l'appunto, a vivere la propria passione. Lunedì 8 giugno per il sodalizio Sebino ha segnato un vero e proprio tuffo nella normalità. La società presieduta da Angelo Zanotti è tornata infatti ad offrire corsi e lezioni in totale sicurezza nelle acque del lago d'Iseo. Ecco, abbiamo ripreso finalmente dopo 3 mesi di chiusura, la canottieri ha riaperto in sicurezza. In realtà era già da alcune settimane abbiamo ricominciato con Mariam Afgei, atleta di punta della canottieri Sebino di interesse nazionale, che aveva potuto riprendere l'attività prima degli altri. Adesso, proprio in questi giorni, siamo in ripresa, una ripresa in sicurezza in base alle nuove regole. È stato un periodo un po' complicato per la canottieri Sebino, un periodo difficile, accettare di non uscire in acqua, di lasciare le nostre barche negli hangar. Pensare ai nostri ragazzi che si allenavano a casa con i remo ergometri nelle loro camere. Non è stato certo un bel periodo, però adesso notiamo tanto entusiasmo, tanta volontà di riprendere a remare. Sicuramente gli impegni agonistici sono lontani, la Federazione Italiana Canottaggio ha sospeso tutte le attività, tutte le regate a livello regionale, a livello nazionale fino al 31 agosto. Abbiamo quindi tempo di riprendere, prendere un po' di confidenza con l'acqua. Tante attività sono saltate. La canottieri Sebino era abituata ad ospitare in primavera dei college remieri e sportivi che venivano dall'estero. Quest'anno ha rinunciato un club remiero svizzero che doveva essere qui in aprile. Non verranno i ragazzi dal Belgio a giugno quest'estate. Probabilmente ci sarà un'attività molto ridotta anche da parte dei guest estivi, però vediamo di reagire, non stiamo sicuramente fermi, anche a livello economico questo peserà per la canottieri Sebino sicuramente, ma non ci fermiamo, anche perché il nostro motto è Abundis Virtus et Vita, e quindi ripartiamo da lì, ripartiamo dalle onde, ripartiamo dall'acqua, ripartiamo dai nostri ragazzi e dagli amatori che hanno tanto voglia di uscire e di rimettere le barche in acqua. Dal lunedì scorso abbiamo riaperto l'attività in canottieri, abbiamo preparato un protocollo per il periodo del Covid, la seconda fase, e l'abbiamo testata con gli atleti, per cui la prima settimana è stata aperta solo per gli atleti per vedere se tutto quello che avevamo pensato e predisposto era corretto. Abbiamo visto che funzionava e quindi da questo lunedì 8 che è appena passato, abbiamo aperto anche ai soci, al noleggio, ai corsi e alle attività extra agonistiche. Per quanto riguarda il canottaggio, ci sono state delle norme, secondo noi, abbastanza restrittive, però le abbiamo rispettate tutte, nel senso che per quanto riguarda le attività di gruppo, come quelle che avevamo previsto per la Vichinga, quindi le apericene, eccetera, eccetera, per adesso non è previsto, non è possibile, non possiamo neanche utilizzare la vasca voga all'interno perché è al chiuso, non possiamo utilizzare le imbarcazioni multiple, per cui tutte barche singole, canoe singole, finché non cambieranno le disposizioni. Per cui attività come quelle che facevamo tutte con la Vichinga sono off limits per ora. Di contro abbiamo un parco canoe nuovo, appena rinnovato, per cui abbiamo una flotta di 30 canoe in totale, per cui possiamo fare tutto con quelle, i tour guidati sia diurni che notturni e altre cose. Le persone hanno cominciato già a prenotarsi già 2 settimane fa, hanno cominciato a chiedere informazioni perché moltissimi bambini piccoli. Prima erano di solito persone un po' più grandi, di età, che volevano fare i corsi, eccetera, eccetera. Invece quest'anno sono partiti tutti con i corsi CAS, corsi per bambini di 12, 13, 14, 15 anni, un po' perché i genitori lavorano e quindi vogliono lasciarli impegnati un paio d'ore da qualche parte, un po' perché questo è uno sport all'aperto, per cui è secondo loro la soluzione migliore per impegnarli, e quindi abbiamo tra virgolette, il pienone.
appena iniziata.